Siamo le ragazze del book blog e oggi intervisteremo Roberto Innocenti. Allora, per iniziare, da che cosa è nata l'idea di disegnare, di ambientare una storia popolare in una città molto moderna? Sì, è una storia che i bambini dovrebbero capire, l'ambiente che hanno intorno. Quindi si trovano collocati come situazione in una cosa abbastanza reale, non una foresta misteriosa, insomma. Cioè, non tutti i bambini hanno intorno una foresta così degradata, ma una buona parte, penso di sì. Un terzo della popolazione mondiale vive in periferia. Le immagini sono molto realistiche e rappresentano la vita di ogni giorno e di ognuno di noi. Perché ha voluto disegnare un paesaggio così conosciuto, invece di un ambiente nuovo, frutto della sua immaginazione? Beh, volevo vedere che effetto faceva trovarsi intorno qualcosa di conosciuto, di già di visto, e che io immagino bisogna cambiare qualcosa perché potrebbe diventare proprio così anche qui. Cioè, ho preso un peggio di molte parti e l'ho messo insieme. E potrebbe essere il nostro domani, mi dispiacerebbe per voi, ecco, che vivete in un posto così, insomma, vorrei che viveste molto meglio, ecco. Osservando le sue immagini, abbiamo notato che alcune figure non sembrano molto adatte ai bambini. Perché ha scelto di utilizzare, delle illustrazioni che sembrano più adatte agli adulti che ai bambini? Dunque, io sempre mi sono accorto anche, lavorando e parlando con i ragazzi, che avendo la testa, il cervello è uguale al nostro, ma è più libero, non hanno pensieri, dolori, non so, rate da pagare, sono più. E capiscono molto meglio degli adulti, per esempio, che hanno delle chiusure per difesa. Quindi se io a un bambino gli spiego una cosa complicata, non ho paura perché so che lui la capisce tutta. Quindi c'è un po' questa fiducia nella lettura del ragazzo. Poi questo non è un libro per bambini, ma semmai per ragazzi. E io, abituato a lavorare con l'estero, un libro illustrato può essere buono per 6 anni o 7, può essere buono per 5 anni se lo racconta la mamma, per esempio, perché la voce amica aiuta molto qualsiasi storia. Cappuccetto Rosso è tremendo, se lo racconta la mamma, insomma. E se no, da 7 anni a 99 all'estero succede che uno di 60 anni legga un libro illustrato. Non c'è questo limite che c'è in Italia abitualmente, insomma. Non crede che comunque il male si possa trovare anche nelle belle città e non per forza in quelle degradate? Sì, questo è un aspetto che io l'ho finito questo libro 4 anni fa e ancora non era così grave la situazione. Quindi si vede, un po' ci si indovina a volte, e se sentite il telegiornale, bullismo, teppismo, atti di violenza sono in crescita, sono in aumento, allarmante direi. E quindi anche una città che non è così degradata cioè è molto più pericoloso, dicevo, per un ragazzo attraversare una periferia di sera o di notte o di mattina presto che non un bosco. Cioè, il senso era questo. È una società che sta diventando pericolosa perché è degradata. Le città mantengono l'aspetto perché ci sono i monumenti, i palazzi, i grattacieli, il tram, però mantengono l'aspetto, ma bisogna vedere socialmente dentro cosa c'è. No. Lei ha avuto più riconoscimenti all'estero che in Italia. Pensi che l'Italia valorizzi abbastanza gli artisti? Beh, questo è un difetto di molto tempo. Cioè, credo che
intanto non è solo una questione di mercato perché vendono di più libri o così, è anche perché l'Italia non ha mai avuto da tantissimo tempo, da quando io sono nato, una politica culturale, cioè un ministro del turismo che dice facciamo delle belle mappe della città, o un ministro dell'arte che dice beh finanziamo il teatro, il cinema o le compagnie d'arte o le manifestazioni così. Non essendoci questo, anche i ragazzi stamani che ho incontrato del liceo gli ho spiegato che loro devono lavorare pensando al mondo, perché sull'Italia non ci si vive, quindi deve comunque è un lavoro povero che deve passare le frontiere per sopravvivere, per avere un numero minimo di sopravvivenza. E l'Italia non si è mai curata di questo come paese, come sistema proprio, specialmente negli ultimi tempi. La mia bambina va a scuola e si porta, la mia nipote, nipotina, piccola, si porta la carta igienica a scuola, da casa. Cioè, Perché ha deciso di scrivere una fiaba su Cappuccetto Rosso e non magari sulla Bella Addormentata? Mi è sembrata, il Cappuccetto Rosso è una fiaba cattiva, cioè questo mi ha un po' sollecitato a farla moderna, perché è abbastanza dura la vita e anche tutto quanto attualmente, quindi era molto più indicata, anche per cambiarla lasciando però intatto il senso di Cappuccetto Rosso. La Bella Addormentata è un po' fatto Cenerentola, la somiglia come struttura, è una fanciulla che sogna, spera di diventare regina, oppure è già principessa ma un maleficio, no? Quella è la vera, la fiaba classica abbastanza, e riporta a altri tempi, riporta un po' a Disney fa solo questo tipo di fiabe, perché finiscono bene, perché arriva il principe. Oggi la paragonerei, una fiaba così come Cenerentola, come ho fatta, la paragonerei a una fanciulla, una ragazzina che non credendo molto che ci sono dei mestieri, che può fare l'ingegnere, un tempo questo non lo poteva neanche pensare, neanche la maestra di scuola, era un tempo le donne dovevano stare in casa a cucire, no? E quindi quella era la fiaba che le diceva cosa potevano diventare con un colpo di fortuna. Cioè, l'equivalente di oggi sarebbe che una ragazza spera di andare in televisione a fare la velina, cioè è un futuro, è un colpo di fortuna senza, che non ha bisogno di un'abilità, non importa essere intelligenti, non si tratta di fare un ingegnere, perché questo viene dal vecchio, no? La bambina chiusa in casa a spazzare la cenere non poteva che sognare di diventare la regina. Questo è il senso di queste fiabe, e oggi non è proponibile, a meno che non si pensi di farla diventare Miss Italia, fargli fare la pubblicità all'acqua minerale o fare la velina, insomma.